Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico mini kimono che io ho deciso di chiamare estate. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato che conoscete bene, ossia il filato DMC della DMC Linea Ecovita. Ricordo che l'anno scorso l'abbiamo utilizzato per fare delle canotte estive e vi ricordo inoltre che una particolarità che ha questo filato è che l'etichetta può essere immersa nell'acqua e rilascia un sapone con cui poter lavare la nostra creazione. Questa cosa io l'adoro. Vi ricordo inoltre che il filato è in offerta sul sito in quanto filati Elsa, in quanto è un filato che non verrà più riassortito e quindi ho deciso di mettervelo in sconto e di molti colori sono rimasti pochi gomitoli. Ve ne faccio vedere alcuni colori che ci sono e nel frattempo vi dico che per una taglia S io ho utilizzato 3 di questi gomitoli. Per una taglia M e L ve ne occorrono 4, se siete una XL ve ne occorrono 5. Ma mi raccomando, se siete la mia stessa taglia o le altre taglie e volete allungare le maniche o farlo più lungo, aumentate di un gomitolo. Guardate che meraviglia questi colori. Adoro il rosa antico, adoro il bianco, adoro il verde, ma veramente ce ne sono diversi colori. Per quanto riguarda l'uncinetto, io ho lavorato sempre col 4,5 e per realizzare appunto questo mini kimono io ho usato la tecnica dell'esagono, ossia si vanno a fare due esagoni uguali e poi ogni esagono va cucito qui. Va chiuso ad L e va cucito sopra per poter realizzare appunto le maniche e il corpo della mezzo corpo in realtà del vostro kimono. Poi i due esagoni vanno cuciti insieme dietro. È veramente una tecnica semplicissima ed è perfetta appunto se voi amate queste kimoni, queste giacche un po' larghe con le maniche larghe. Un'altra cosa che vi voglio dire è la lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti, quindi veramente veramente semplice, nulla di complicato che possono fare anche le principianti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla e se è così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro kimono utilizzeremo il filato della DMC Ecovita, se vi ricordate l'ho lavorato già l'anno scorso per fare delle magliette, questa volta invece andiamo come mini kimono. In realtà non sono ancora convinta di fare un mini kimono, vorrei fare un kimono lungo, sempre versione estiva, quindi con le maniche a 3/4, ma lungo da poter usare anche come copricostume. Diciamo che deciderò in corso d'opera come al solito. Detto ciò, allora questi sono i colori disponibili, ho deciso di utilizzare il colore 187, appunto perché se deve essere usato anche in spiaggia, mi piace che sia il colore del mare e quindi diciamo che andremo a fare due esagoni, uno per la parte destra, uno per la parte sinistra e io lavorerò con l'uncinetto del 4,5. La lavorazione è semplicissima, lavorando in esagono tutte quante fate esattamente le stesse cose fate io che farò io, soltanto che per le taglie più grandi, quindi M o L, dovrete andare a fare poi più giri rispetto a me prima di chiudere l'esagono e formare appunto la nostra manica e il corpo della metà corpo del kimono. Quindi andiamo subito a lavorare, andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andremo a fare 6 gruppi di 2 maglie alte separati da una catenella. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, andiamo a fare 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, altre 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, altre 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, altre 2 maglie alte, una, due. E quindi siamo a quota 5 gruppi. Catenella di separazione, andiamo a fare l'ultimo gruppo di 2 maglie alte, una, due. Possiamo così chiudere il nostro anello magico, quindi il nostro giro, e andare a fare il giro successivo. Per adesso questi sono dei giri base, quindi non ve li chiamerò giro 1, giro 2, sono prima 2 giri base, poi saranno i 2 giri che andremo sempre a ripetere. Quindi ho fatto, devo chiudere il giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Tiro un po' la lavorazione, esco nell'archetto con l'uncinetto da dietro, vado, scusate, non l'ho tirato abbastanza, ecco,
vado a prendere la mia asola e la tiro fuori dietro. Questo mi permette di avere la maglia alta più uguale, quindi che si veda meno l'inizio e la fine del giro. Entro questa volta dalla parte alta, prendo il filo dalla parte avanti, prendo il filo d'esco dei fili sull'uncinetto e faccio una catenella. Ho fatto così la mia prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, quello che faccio adesso lo dovremo fare per tutto il giro. Quindi vado nella catenella successiva e andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione e ricominciamo da capo. Archetto successivo, 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, 2 catenella e ricomincio da capo. Archetto successivo, 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, 2 catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro. Sto terminando il giro, ho fatto la catenella, rientro nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte, una, due. Chiudo il giro andando a fare una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Adesso andiamo a fare il primo giro, quindi mi tiro sempre l'asola, entro con l'uncinetto nell'archetto da dietro. Prendo l'asola e la porto fuori. Rientro questa volta con l'uncinetto sul davanti, prendo il filo ed esco. Prendo il filo ed esco dalle 2 catenelle, prendo il filo dalle 2 catenelle, dai 2 fili che avevo sull'uncinetto e faccio una catenella. E questa è la mia prima maglia. Rientro dentro e faccio un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella che mi separa i due ventagli del giro precedente, vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, entro nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte. Una, due, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Una, 2 catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, 2, 3 catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Una, 2 catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado di nuovo nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 e 3 catenella, vado nel ventaglio e di nuovo da fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il primo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto la catenella, rientro nel ventaglio iniziale, vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Chiudiamo il giro facendo una catenella, entriamo nella catenella iniziale, andiamo a fare una maglia bassa. Secondo giro, mi tiro l'asola, la prendo, esco fuori, rientro dentro e vado a fare il giochettino. E poi di nuovo un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo come sempre per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nel primo archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, 2 e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, vado a fare il ventaglio, quindi 2 maglie alte,
2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte e ricominciamo. 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2. E si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nell'archetto iniziale e vado a fare le mie 2 maglie alte. 1, 2, catenella di separazione, vado dove ho la prima catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo ricominciare a fare il primo giro, però vedete che la lavorazione si va ad allargare, quindi modificheremo alcune cose. Quindi alzo il filo, entro da dietro, prendo l'asola ed esco, entro sul davanti e vado a fare la mia maglia alta. Rientro un'altra maglia alta. E procediamo in questa maniera: catenella di separazione, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto del ventaglio. Ricordate che i ventagli sono i nostri angoli. E poi ricominciamo da capo. Una catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Facciamo un'ultima volta insieme, catenella di separazione, entro nell'archetto, 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, ho incastrato qualcosa, sì, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle e vado a fare il ventaglio e vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Quindi stiamo per terminare di nuovo il primo giro, ho fatto la catenella, rientro nell'archetto iniziale e vado a fare 2 maglie alte, catenella e chiudo il giro andando a fare una maglia bassa nella catenella iniziale. Ma che è oggi che non mi viene? Ok, adesso dobbiamo tornare a fare il secondo giro. Il secondo giro rispetto al primo resta sempre uguale e vi faccio vedere come. Quindi tiriamo sempre la nostra asola, entriamo con l'uncinetto da dietro, riprendiamo l'asola, la tiriamo fuori, rientriamo da dentro e facciamo la nostra maglia alta, rientriamo, seconda maglia alta. E quindi di nuovo il secondo giro, 3 catenelle, entriamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo di 3 catenelle, facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto di una catenella e andiamo a fare la maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a fare il ventaglio, quindi entriamo dentro e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte e si ricomincia da capo. 3 catenelle, andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a fare il nuovo ventaglio.
Quindi ripetiamo questo di nuovo per tutto il secondo giro, lo terminiamo insieme, vi faccio rivedere di nuovo il primo giro visto che va ancora ad aumentare e poi procederemo da sole. Allora, sto terminando il secondo giro, perché sta tremando la telecamera, ecco, ho fatto le 3 catenelle, quindi entro nell'archetto iniziale, vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella, entro nella catenella iniziale, vado a fare la mia maglia bassa. E adesso si può ricominciare a fare il primo giro, quindi prendo il filo, tiro, lo prendo entrando nell'archetto da dietro, lo porto in alto, entro sul davanti, prendo il filo ed esco, catenella, rientro un'altra maglia alta. Allora adesso dobbiamo rifare il primo giro, andiamo a fare catenella, entro nel primo archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultimo archetto e vado a fare le mie 3 maglie alte. Catenella di separazione, vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione e di nuovo entro in primo archetto, 3 maglie alte. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. 2 e 3. Catenella e si va a fare l'angolo. Allora, come potete vedere, il nostro esagono va bene che venga così perché è un esagono. Abbiamo questi due giri che vengono alternati. Nel giro pari andiamo a fare sempre l'archetto di 3 catenelle e una maglia bassa. Nell'archetto, nella giri dispari invece iniziamo sempre con 3 maglie alte e alterniamo poi 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Quindi dovete sempre stare attenti che quando andate a fare il primo giro dovete sempre iniziare il lato, quindi questo lato, questo lato, tutti i lati, con il gruppo di 3 maglie alte, alternarla con la maglia bassa e terminare con 3 maglie alte, mentre i giri pari, quindi il secondo giro, è sempre 3 catenelle e una maglia bassa. Io questi due giri vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto per poter fare il mio esagono. Come potete vedere, se lo andiamo a piegare una volta così, ecco, vedete, facciamo un combaciare gli angoli, abbiamo già la forma della nostra mezza, del nostro mezzo kimono. Questo sarebbe la manica, questo è il mezzo corpo. Allora, io ho terminato di fare il mio esagono e vi dico che io ho ripetuto i due giri per 10 volte. Questo mi permette di ottenere dal centro fino al bordo 22 centimetri e per me vanno più che bene. Adesso pieghiamo il nostro esagono in modo da far venire la forma che ci serve. Vado a prendere l'angolo qui in alto e lo faccio combaciare con questo. Scendo in questa maniera e vedete che si piega da solo il nostro esagono. Questa sarà la parte del nostro braccio, mentre questa è la parte del corpo della del kimono. E naturalmente adesso dovremo andare a fare un altro esagono ripetendo lo stesso numero di giri e io nel frattempo, prima di iniziare a fare l'altro esagono, andrò a cucire per tutta la manica, quindi da qui a qui cucirò l'intera manica. Una volta fatto anche il secondo pezzo vi farò vedere come unirlo da insieme a quest'altro e poi deciderò se continuare la lavorazione sotto o lasciare il kimono a corto. Penso che andrò comunque a fare un po' di giri sotto, voglio farlo un po' più lunghetto, però lo deciderò veramente una volta che avrò terminato anche l'altro esagono. Allora,
ho terminato anche il secondo esagono e sono andata a cucirli insieme dietro. Guardate che meraviglia! Dal basso, quindi sono partita dal basso verso l'alto, li ho cucito di circa 40 centimetri, lasciando liberi gli ultimi 7 centimetri in modo tale che la lavorazione non mi stringa. Alla fine l'ho provato e devo ammettere che così com'è mi piace, e quindi non andrò ad allungarlo sotto. Magari useremo un punto diverso, ma sempre con l'esagono, per fare il kimono estivo da mettere in spiaggia come copricostume. Questo lo lasciamo, almeno io ho deciso di lasciarlo come mini kimono da indossare appunto in estate. Naturalmente voi però potete continuare a lavorare, quindi riprendendo la lavorazione da sotto potete fare lo stesso punto oppure un punto diverso, come più vi piace. Io per il momento quindi diciamo che anche questo progetto è terminato.